Ciao Cristian, buongiorno buongiorno, 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 buongiorno. buongiorno, buongiorno, anche agli altri che si stanno collegando mano a mano, adesso chiamiamo anche gli altri due componenti del nostro team, aspettiamo con pazienza, e eccolo qua, media battuta, ciao Matteo, buongiorno, ciao Teo, buongiorno a tutti, adesso dovrebbe arrivare anche il Torgard, vediamo se me lo fa arrivare. Allora, accetta. Sempre un casino comunque invitare la gente. Cioè, qua Instagram va ad una velocità veramente. Sembra che d'ira su FIFA, incredibile. <ride> allora, eccoti qua. Ma perché poi io invito la gente, quindi poi, poi non parte l'invito e non me lo fa arrivare, non lo so perché. Instagram, misteri dell'informatica. Ecco, tipo adesso è arrivato Matty Torgard non può partecipare. Perché? Che cazzo. Io vi bevo. Ragazzi, incredibile. Tutte e due. Da, anch'io. Non cantare Esatto. Ciao. storia. Esatto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ecco. ragazzi. Bentornati al classico appuntamento di fine stagione, il direttone del destino, come dice sempre il buon Torgard, in cui andiamo ad analizzare la, la regular season che è appena passata di MLB e abbiamo, ormai siamo anche nel pieno dei playoff ormai, eh, quindi già siamo ad uno step superiore, quindi sicuramente oggi ne parleremo approfonditamente. Intanto ciao a tutti, io sono Andrea, sono l'amministratore della pagina MLB Italia, per chi non mi conoscesse, per chi mi, mi seguisse da poco e sono insieme a tre fantastici amici che ormai è da un anno e passa che facciamo le dirette insieme partendo dal buon Matthew Torgard, tifoso dei New York Mets che hanno fatto giusto poca strada nel, nei playoff Ciao Teo, buongiorno Ciao. Ciao Andre, ci rivediamo dopo in realtà qualche giorno in una esatto. in solita veste mattutina peraltro col team al completo, quindi sempre un onore e un privilegio Grazie Teo, grazie di essere qui Un altro ragazzone che è un po' che fa le dirette con noi, il buon Christian Z, Ciao Christian, benvenuto Ciao. anche a te Grazie mille dell'invito anche per questa volta. Grazie a te, Christian, di essere tornato con noi. E poi l'uomo che purtroppo non è andato neanche ai play playoff, il playoff li ha visti proprio col binocolo, Buon Matteo Orso, admin di Media Battuta. Ciao, Teo, buongiorno. Buonasera, buonasera. Mi sembra di dire buonasera. <ride> buongiorno. <ride> è, è, è la prima volta che... Esatto, sì, è la prima diretta che facciamo di mattina, quindi... <ride> Però la io abitudine. devo dire: a ottobre, a ottobre si mettono insieme baseball e football e io ho due ore di, di sonno di media notte Quindi buonasera <ride> e buongiorno per me sono interscambiabili. <ride> siamo in due, siamo in okay. due, siamo in due, Ma poi delle, delle pagine del football ne parliamo alla fine. Allora ragazzi, siamo arrivati a fine stagione, siamo arrivati in realtà anche alla fine delle, del primo turno dei playoff. È stata una stagione, a mio modo di vedere, clamorosa. Cioè, siamo, io mi sono divertito tantissimo, è successo di tutto. E io partirei dal, dal dare i voti soliti alle, alle nostre fantastiche squadre, alle 30 squadre di e Io partirei dall'American League, che quest'anno, eh, soprattutto eh, nella centrale e nella est, ha dato delle sorprese, delle sorprese, ha dato delle conferme importanti, perché sono state due squadre al comando clamorose. Io partirei dalla AL East, con i New York Yankees che hanno chiuso 94-68, Baltimore 91-71. Boston pari punti 81-81, Tampa Bay 80-82 e Toronto, pronosticati dal sottoscritto come in ultimo posto, 74-88. Io partirei dal buon Pumazeta perché qua gli Orioles hanno chiuso secondi dietro gli Yankees e poi sono andati ai playoff e non hanno fatto una bella figura. Vai Christian, io ti, no. ti passerei la palla. <ride> Sarò molto molto breve anche perché appunto, vorrei poi approfondire soprattutto quello che concerne la post-season. È stata una seconda metà di stagione abbastanza traumatica per i Baltimore Orioles. È vero che hanno sofferto qualche infortunio, sia dal punto di vista di pitching, sia dal punto di vista di battitori. Um, poi nel mese di settembre sono tornati un po' al completo, ma non, era più, non sono stati più i Baltimore Orioles della prima metà di stagione. Tant'è vero che hanno veramente lasciato tanto spazio ai New York Yankees fino al recupero, fino al sorpasso fino a perdere la, 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 la vetta della, della divisione, nonostante i New York Yankees, anche loro non è che abbiano avuto una seconda metà di stagione facile, eh? in realtà nessuno di questi um, American League East. Um, detto questo, l'esibizione, quanto hanno fatto vedere poi durante la, la Wild Card Series, ha un pochettino rispecchiato questa seconda metà di stagione dei Baltimore Orioles, non da bocciare perché comunque è stata una buona stagione rispetto a 3-4 anni fa sicuramente però è anche vero che non so quante altre occasioni avranno i Baltimore Orioles in futuro perché è vero che sono una squadra giovane è vero che adesso stanno ribildando e tutto però quest'anno perderanno tante peline importanti se ne andrà um, Santander, Corbin Burns e tanti altri che diventeranno free agent e, e starà a vedere se i Baltimore Orioles li ripescheranno o meno Secondo me quest'anno era veramente decisivo, quantomeno tentarci, provarci. Ci hanno provato, hanno fatto anche dei movimenti durante la um, August treadline, veramente in vista per questi playoff, eppure poi a, a conti fatti purtroppo non, um, non hanno brillato poi così tanto. Per il resto, per quanto riguarda i Boston Red Sox, Tampa Bay Rays e Toronto Blue Jays, io lascerei volentieri la parola ad Orso che avrà sicuramente molto più da dire di me. Vai Teo. Dici la tua sola, tua divisione, sì, sulla, sulla nostra, che poi io condivido molto volentieri con Cree, almeno facciamo le figuracce insieme, non le faccio da solo, <ride> però in questo caso, in questo caso eh, eh, a Caldo, quando i Red Sox sapevano di essere stati eliminati, cioè non, non partecipare ai playoff, eh, avevo reagito abbastanza male perché c'è stato un periodo della stagione in cui io ci avevo anche un filino creduto. Perché secondo me il talento c'è. Il talento c'è, eh, abbiamo due giocatori, ottimi giocatori, che sono ehm, due latini, eh, Sedan Raffaella e, We e Weiler, o Wilder Abreu, che secondo me potevano competere con, per, per il Rookie of the Year. E comunque alla fine è stata una stagione da 81-81, quindi 50% di vittorie. Alex Cora, io ho un rapporto un po' <ride> particolare con lui, gli voglio bene, poi lo odio. Gli voglio bene, poi lo odio, però, secondo me, non è neanche un cattivo manager. Poi c'è anche da dire che c'è stata la prima parte di stagione in cui i Red Sox hanno sofferto degli infortuni, cioè tra un po' chiamavano me, probabilmente, a giocare. Si è fatto male Bello, si è fatto male Trevor Story, si è fatto male Triston Casas, che ok, non saranno dei fenomeni, però comunque. Messi insieme formano secondo me una discreta squadra. Vediamo già il terzo anno consecutivo a cui non, non partecipiamo alla postseason. Vediamo se ci sarà veramente l'anno della consacrazione l'anno prossimo e se gli infortuni cercheranno di non essere troppo cattivi con noi. Trevor Story ormai è due anni che non gioca praticamente, non, non sarà a livello di, di Bogers, però è comunque un ottimo interbase. Per il resto, sugli gli Orioles ha già detto tutto Cree, gli Yankees purtroppo sono un'ottima squadra, hanno <ride> i, i due cieli. È. è brutto da di dire, però bisogna anche riconoscere la, la, il talento. Judge è probabilmente uno dei migliori giocatori non solo di questa generazione, ma di, di, forse di tutti i tempi. E quindi poi se lo metti insieme a Soto, poi non so se Soto rimarrà l'anno prossimo, probabilmente no, magari va dall'altra parte di New York dal Bronx e poi al Queens, lo spero per Matte però non lo so io ai Red Sox comunque do, do un, un discreto voto tra, tra la B e la C non mi sbilancio guarda noi, noi io, io e Teo nel video che è sul canale di Matthew Torgard che vi invito ad andare a rivedere se non l'avete visto eh, abbiamo dato credo B+, più quindi un ottimo voto comunque per la stagione di New York, in, di, New York sì, cioè, di Boston in generale eh, io wait, Albon al Torgard, così ci dice la sua su questa divisione molto velocemente, visto che ne abbiamo parlato due giorni fa, Vai, no top. esatto. Cioè, se avete voglia di recuperare 50 minuti di disamina di due deficienti che parlano di baseball, c'è il video dedicato sul mio canale. Adesso poi, eh, quando parlano gli altri, ve lo linko brevemente. Eh, F per Toronto per l'ultimo posto pronosticato: uno schifo assoluto. Eh, ha fatto discretamente. Schifo anche Tampa Bay che si becca una D perché non ha, diciamo, fatto quello che ha fatto gli altri anni. Per quanto riguarda Boston, io gli ho dato B+, perché appunto sono una squadra giovane, hanno avuto, come ha detto anche Matte, giustamente, 56 infortuni all'anno e fare 81-81 con una cozzale di giocatori a un certo punto è stato molto positivo. Per la stagione regolare a Baltimore io gli do comunque una eh, A-, meno, agli Yankees diamo S perché sono una squadra nettamente competitiva. Ci sta, ci sta del tutto. Io mi, mi leggo più o meno ai voti che sono stati dati. Io ho dato F a Toronto perché li avevo pronosticati sinceramente dopo, una, dopo, un anno che di, dopo anni che dicevano quest'anno vinciamo tutto, spacchiamo. Vladimir Guerrero continuava a dire quest'anno vedete il film, e invece, è grande delusione. Cia Tampa Bay per i mille infortuni che sono successi Boston di più, Baltimore per la stagione regolare dato A perché sono calati alla lunga. E New York Yankees ho dato a più. Ho dato a più o a essere, o, o come volete, perché comunque hanno fatto una stagione incredibile. E Judge, secondo me, MVP unanime. Se non lo vince è uno scandalo. Io passerei adesso alla divisione centrale, che abbiamo sempre infamato come una delle peggiori di tutta l'MVP, e quest'anno invece è stata una delle più competitive, a parte una squadra che vabbè, ci arriviamo dopo. E qua io partirei <ride> proprio dal buon Torgard, perché eh, sui White Sox. So che ha un, po', ha un po' di cose da dire e anche un annuncio da fare, vero Teo? Esatto, allora sui White Sox possiamo dire che è l'unica squadra al quale non ho dato un voto nel video, che peraltro ho linkato il link corretto, eh, diciamo, nelle sezioni commenti di, questo, ehm, di questa trasmissione. Diciamo che, insomma, eh, sarebbe F, però, insomma, mh, è una questione insindacabile. Sui White Sox, diciamo che se avete voglia di vedere una squadra provare a essere eh, risuscitata, dopo le World Series, probabilmente la settimana dopo l'ultima partita, eh, su MLB The Show 2024 porterò diciamo, una serie sul mio canale di gameplay con i White Sox. Peraltro, c'è Diego, che è tifoso dei White Sox in chat, che spero sia contento di questa cosa. L'obiettivo è andare a eh, come dire, eh, riqualificare una squadra che in realtà qualche titolo avrebbe anche vinto nel passato. Peccato uh, per due giocatori della nazionale italiana che sono stati Nicky Lopez e Dominic Fletcher, che abbiamo visto bene all'ultimo mondiale del 2023. Uh, ovviamente sono americani, mandano il passaporto italiano per comunque parentele e quant'altro. A proposito di Italia, c'è un giocatore che ha giocato l'ultimo mondiale che ha fatto fuoricampo in gara 3 contro i Mets, ma ne parliamo in un'altra uh, situazione. Per il resto, anche lì velocemente, ehm, la divisione centrale dell'American League è clamorosa, perché per me le prime tre squadre sono da S per diversi motivi. Eh, Minnesota gli ho dato D perché poteva vincere, non ha vinto e ha sottoperformato al netto dei soliti miliardi di infortuni che attanagliano Minnesota. Ci sta tutto, ci sta tutto. Io passerei la parola al buon orso, vediamo cosa ci dice su questi Cleveland Guardians, sui, sui Royals e su questi Tigers, che ha fatto un bel post a riguardo sulla sua pagina. Sì, assolutamente. Guarda, eh, partendo da, da Cleveland, ha eh, fatto una stagione clamorosa solo dietro agli Yankees. Eh, questo Emanuel Clays, eh, non, non, non dico che si sta avvicinando a, a Mariano Rivera. Ma un pochino piccoli passi perché è già la terza, la terza stagione, è già la terza stagione che, che, che batte il record di salvezze, il record di franchigia di salvezze e ha tipo 26-27 anni, quindi eh, ne ha, 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 ha fatte 47. Stato, nel mese di settembre 8 salvezze in 10 inning, tre valide subite, una, una roba irreale se ci pensi. Hanno un bullpen clamoroso, quindi non c'è solo Claze. E poi c'è uno dei miei giocatori preferiti in assoluto da quando seguo il baseball, che non si parla mai di lui, non si capisce il perché. Hanno han fatto 15.000 post su Shohei Otani, per carità, forse uno dei più grandi di sempre. Non hanno parlato mai di Jose Ramirez che ha fatto 40 fuori campo e ha battuto quasi 50 doppi. Eh, Jose Ramirez è un giocatore che a me ha fatto impazzire, poi soprattutto gioca in difesa e ci gioca anche bene la terza base. Parlando di, dei Royals, Bobby Witt Jr., un altro fenomeno. Uh, il miglior battitore di, di media battuta direi tre, 332, e avrebbe vinto l'MVP. però c'è un certo Aaron Judge, quindi non, 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 non ci riuscirà. Però comunque in una stagione normale di judge, cioè tipo quella dell'anno scorso, l'MVP andava a Bobby Witt Jr. Poi i, i Royals, me hanno un'ottima rotazione, l'ha visto soprattutto cree <ride> ai playoff perché non hanno concesso praticamente nulla i due partenti, Ragans e Lugo. E, e poi i Tigers, secondo me, i Tigers sono un, hanno un ottimo lineup. Un ottimo lineup, non, non battono tanti fuori campo, però buttano molto i corridori in base. Poi c'è Tarix Kubal che ha vinto la tripla corona in American League dopo 12 anni, quella del 2020 di Shane Bieber. Trova un po' il tempo che trova perché erano 60 partite, però Tarix Kubal, secondo me, ha fatto una gran stagione. E, i White Sox avete già, ha, già, ha già detto tutto, Matte: 121 sconfitte, record della, del baseball moderno. Per i Twins una do un brutto voto perché mi hanno deluso abbastanza. Hanno, avevano una bella concorrenza in division, questa division era veramente tosta. Però secondo me, con la stagione che avevano fatto l'anno scorso, potevano fare meglio. Hanno, hanno avuto un record positivo, anche meglio de della mia squadra, però mi aspettavo qualcosina di più. Sta del, sta del tutto, non ho detto niente di Kansas City, non ho detto niente, ah, non, ho detto nulla. non lo dico giusto, no, non, di non, lo non dirlo non di chi ha capito, cioè, chi vuole capire capisca. Io adesso passerei al buon Christian che purtroppo si è trovato eliminato. Si è trovata la sua squadra eliminata da una di queste tre qualificate dell'American League Central. Vai, è tutta tua. Posso, dire... Nulla da dire, posso dire che ehm... ti capisco posso dire che ti capisco io con... <ride> sono stato eliminato varie volte da Kansas City oh. ti capisco pa un altro mi... sport da un lato, comunque, hanno veramente disputato una stagione incredibile. Se pensiamo che l'anno scorso i Royals erano ultimi con qualcosa come 106 sconfitte, arrivati oggi appunto a ritrovarsi nella, nella Division Series, è stato veramente un grandissimo passo in avanti. Ma la squadra che mi ha veramente sorpreso sono i Detroit Tigers. Loro a metà stagione avevano qualcosa come l'1% di probabilità di, di farcela, di arrivare alla post-season. E sono effettivamente arrivati a giocarsela contro gli Houston Astros in una maniera egregia, veramente meravigliosa. Un'altra cosa che mi affascina terribilmente dei Detroit Tigers è questo approccio abbastanza innovativo nei confronti della, dello, dello starting pitchers. Loro, al di fuori di Tariq Skubal non hanno nient'altro, nessun altro, e si sono innovati con questa cosa di non avere starting pitcher. Tanto è vero che in gara 2 della Wildcard Series, ma anche nel corso della stagione, um, presentano. Per esempio, eh, in gara 2 hanno, hanno, eh, hanno, hanno cambiato sette lanciatori nel corso della partita, tra cui il primo soltanto dopo, le tre prime, dopo i tre primi out. Eh, un, un approccio veramente strano, che però funziona, perché anche contro gli Houston Astros non hanno permesso veramente quasi niente. E, e lo trovo veramente molto, molto affascinante. Chissà che eh, magari in un futuro non sarà questa la faccia del... Eh, degli starting pitcher nel baseball, nella MLB, non penso, però lo trovo un approccio veramente diverso e funzionale, um, si fa di necessità virtù e questi Tigers l'hanno fatto veramente molto, molto bene. Assolutamente sì, c'è anche un detto che dice: se non è, se non è rotto, non aggiustarlo, eh, esatto. quindi Detroit è una grandissima stagione da quel punto di vista. Oggi ho messo il cappellino dei Tigers perché hanno fatto veramente una grandissima impresa, tra l'altro buttando fuori Houston. Kansas City, grandissima stagione, e io gli avevo dato APU anche a loro perché Bobby, Bobby Witt Junior ha fatto una grandissima stagione, il monte di lancio è solido, hanno buttato fuori veramente un'ottima squadra. E Cleveland, probabilmente la migliore squadra della lega insieme, a, insieme ai Phillies e ai Dodgers. In Minnesota gli ho dato comunque C perché il record positivo l'ha comunque portato a casa, il problema è che quest'anno la competitività della divisione si è alzata di molto. Quindi quest'anno, in una stagione normale, probabilmente 82-80 valeva magari l'accesso alle wild card, eh, o comunque valeva l'accesso al, alle division series. Il problema è che quest'anno le tre squadre sopra hanno fatto uno step in avanti. The White Sox, eh, cosa gli vuoi dire? Cioè Io, 121 sconfitte, non le avevo mai viste, peggior record della storia. Io gli ho dato F, ma giusto perché gli dovevo dare un voto. Però, come dice il buon Torgard, eh, sarebbe da non dargli neanche il voto perché. Hanno fatto veramente una stagione imbarazzante e speriamo che si riprendano perché comunque sono un po' una nobile decaduta e quindi spero che si riprendano nel giro di un paio d'anni. Ora passiamo all'America League West, che stranamente dell'America League è stata la divisione meno competitiva. C'è stato un suicidio sportivo da parte di una squadra, adesso ci arriviamo. E Io partirei dal buon orso, così ci dice qualcosa su questa Houston e sul resto della division dove ci sono i campioni in carica che hanno abdicato malissimo. Vai orso pure, vai pure. Allora, i campioni in carica che sono riusciti a ripetere quello che succede da 24 anni, cioè che una squadra non riesce a fare il back-to-back, -back. è una roba impressionante. L'ultima squadra sono stati proprio gli Yankees, nel, nel, poi hanno fatto un tripit, fece il 98-99-2000. Quindi... Eh, anche quest'anno, addirittura, non abbiamo neanche l'altra squadra che ha partecipato alle World Series dopo una, una quindicina d'anni, i Arizona D-Backs. Quindi, i Rangers, è una stagione abbastanza inspiegabile, però sono sempre stati lì lì per, per tutta la regular season. E poi dopo hanno capito che non ce l'avrebbero fatta e sono crollati nell'ultima parte. Eh, mentre gli Houston Astros, come al solito, si sono dimostrati una squadra che parte sempre a rilento per poi alzare il livello. Nella seconda parte del regular season hanno molta esperienza, è stato il primo anno di questa dinastia degli Houston Astros senza AJ Hinch che è passata a Detroit, che poi ha eliminato gli Astros, e poi Dusty Baker che si è ritirato, ritirato l'anno scorso, una leggenda di questo sport, mentre invece i Mariners hanno avuto un crollo inspiegabile, in realtà un po' spiegabile perché non, non sanno battere, non, non battono neanche una palla da pallavolo. Neanche una palla da pallavolo. Avevano, hanno la migliore ira, ira per i ray per la rotazione di partenti, direi, ma non riescono a colpire, non sono riuscito a colpire niente. Julio Rodriguez, dopo la stagione di due anni fa da Rookie of the Year, sparito totalmente, È sceso, ha, ancora ha 24 anni, quindi ha ancora il tempo per riprendersi, però le aspettative erano ben diverse, mentre invece vorrei fare una menzione. Agli uh, Athletics, a Oakland, che saluta dopo più di 50 anni eh, c'è stata l'ultima partita a Oakland, passano, passano a Sacramento e poi andranno a Las Vegas. Gli Athletics, comunque, non hanno fatto neanche una figuraccia: in realtà, non hanno fatto una gran stagione, ma rispetto alle ultime, non sono andati neanche troppo male. Hanno, secondo me, dei, dei buoni giocatori: c'è questo Brent Rooker, c'è Miller sul monte, c'è Lawrence Butler. Quindi, secondo me. Hanno dei giocatori, vediamo come li sfrutteranno, vediamo se Las Vegas farà. Fa, L'area di Las Vegas farà bene, forse sì, direi di sì. E poi i soliti Angels imbarazzanti, che però hanno comunque avuto uh, l'onore di far esordire il primo lanciatore nato e cresciuto in Italia, il nostro eh, Samuel Aldegheri. <ride> Quindi. Nostro. Almeno da quel punto di vista non gli do una F solo per quello però, per la, per la stagione che hanno fatto e per quello che ci aspettavamo da Ron Washington che è arrivato come manager, manager storico dei Texas Rangers che li ha portati alle World Series per due anni di fila, eh, eh, però sono stati imbarazzanti. Come al solito Mike Trout si è rotto dopo cinque partite che non era neanche partito male perché sei è in salute uno dei migliori, se non il migliore, però ormai gli Angels... Sono in, no, non si riprenderanno mai, credo. Eh, mai più, mai, è tosta. Tos tos spero per sapere, Aldegheri, che, che riesca a cambiare squadra in pochi anni. Io passerei al Bon Torgard che so che simpatizza i Seattle Mariners, che quest'anno ha visto, ha visto andare giù. No, è stato un suicidio sportivo per i Mariners, ho detto tutto matte, cioè quando tu hai Logan Gilbert, che è giovane, uno dei migliori 10 lanciatori su piazza, e non la prendi neanche per sbaglio, cioè ci sta anche che tu non ti qualifichi ai playoff, è vero che si dice sempre che le difese vincono i campionati, e gli attacchi fanno vendere i biglietti, ma cioè, non è che puoi basarti sul fatto che hai solo il monte di lancio, cioè, io ho fatto il Fanta Baseball quest'anno, dove, vabbè, aperta parentesi, sono arrivato terzo, eh, però Logan Gilbert mi ha fatto praticamente 500 punti solo lui, e ha un record negativo, cioè, pensate come hanno reso il Seattle Magnus in attacco, cioè si sono dimenticati di battere eh, hanno esonerato peraltro l'allenatore in corsa quello che è arrivato nel mentre come traghettatore non è che abbia fatto sto granché eh, visto tanto che Seattle avrà una off-season abbastanza problematica. Davanti c'è finita Houston per sbaglio, nel senso che Houston ha fatto una stagione stile Houston, cioè è stata lì, ha sonnecchiato un po', poi si è svegliata gli ultimi tre mesi di stagione ed è arrivata prima, ma di Houston poi ne parliamo nella post-season Tutte le altre squadre sono abbastanza eh, disperse. I Texas Rangers, eh, peccato, perché insomma, secondo me hanno molto più potenziale rispetto a quello che hanno presentato in stagione. Eh, Oakland è stato il voto più alto della divisione, l'abbiamo detto anche nel video di tre giorni fa, l'abbiamo dato più addirittura, perché insomma sono sì. giovani. Vanno Prima di andare a Las Vegas in realtà vanno a Sacramento per tre anni giocando in uno stadio di AAA, ma va bene, eh, però hanno fatto una buonissima stagione. Eh, su Los Angeles, o meglio sugli Anaheim Angels, come sarebbe più corretto dire, ehm, F per la squadra, un'ottima B invece per Samuel Aldegheri. Peraltro, qui c'è collegato l'account di Scalda Panchina che sono dei ragazzi della mia città di Parma che giocano a baseball nella mia città. Insomma, da tifoso del Parma Baseball che ha visto Aldegheri giocare, vederlo vedere anche in MLB, insomma, è tanta roba. Per chi non lo conoscesse, Aldegheri è un 2001 di Verona che. Ha giocato prima a San Martino Bonalbergo, poi ai Danos di Verona, al Parma Baseball e poi è andato a fare la carriera che ha fatto. E pensare che questo era a Filadelfia, l'hanno scambiato in tre deadline e pronti via, ha esordito. Secondo me Aldegheri rimarrà agli Angels l'anno prossimo, eh, perché comunque è una squadra giovane, senza particolari ambizioni neanche l'anno prossimo, ci sarà chance per fargli lo sprint training e vederlo esordire meglio. Secondo me, al netto che comunque nelle tre partite che ha giocato, secondo me, ha fatto più che bene. Esatto. Grande Samu, lo salutiamo se mai vedrà questo video, lo spero. E io passerei la parola al Bon Puma, vediamo cosa c'ha da dire su questa AL West. Vai. Ah, I due Mattei sono stati estremamente esaustivi, non penso ci sia molto altro da aggiungere, se non puoi per finire per ripetermi. L'unica cosa che appunto condivido con voi è questo tracollo da parte dei Seattle Mariners, è stato veramente strano, anche perché comunque si sono mossi in questo senso, hanno anche acquisito a, a Rosarina, che comunque battere sa battere, eppure una volta indossata quella maglia, sembrano perdere tutte queste abilità. Veramente strano. Um... Positivo appunto gli Oakland Athletics che alla fine, come ha detto Matteo eh, Orso, non hanno poi fatto una brutta stagione considerando tutto quello che aggira questa squadra. Sperando che appunto possano riprendersi in quelli di Las Vegas. Fisher ha promesso che ehm, riprenderà ad investire ehm, nella squadra una volta che sarà completata la transazione. Poi vedo che comunque Matteo scontra la testa, quindi probabilmente sto dicendo una cazzata. Per no, resto, no, no, non stai dicendo una cazzata, no, 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 dici no, 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 che non lo farà no, non lo farà, è eh. uno che durante il Covid non voleva pagare i giocatori i giocatori delle minors sì. Cioè, cosa ti puoi aspettare da uno sì, così? Mi ricordo, so, che mi sono molto polemico, so che sono molto no, polemico no, no, quindi no, no. non ce l'avevo con te no. assolutamente il proprietario <No. ride> <No>. T-Rex praticamente in promette, promette vedremo se poi effettivamente queste promesse andranno in porto, per quanto riguarda Los Angeles Angels, veramente niente da dire questa è la faccia di una squadra senza Utani e con Mike Trout appunto che si è rotto men che non si dica non, non rimane molto alto spero per il buon Samuel che troverà fortuna in un'altra franchigia un pochettino più messa meglio ecco. esatto, io spero veramente che Aldegheri riesca a levarsi il prima possibile da Los Angeles da Anaheim e... Samu, grandissima stagione ha fatto tre partite e comunque ha esordito facendo registrare due soli punti guadagnati su di lui, quindi tanta roba la seconda partita l'ha vinta contro i Texas Rangers quindi non proprio squadrette eh. Non proprio squadrette. Per il resto, Los Angeles, voto F proprio F- addirittura io direi perché è veramente bruttissima stagione. Oakland ha dato B più perché per le loro potenzialità hanno fatto un'ottima stagione. Vediamo se adesso a Sacramento riusciranno un attimo a riprendersi. Texas ha fatto una stagione bruttina. Perché io mi aspettavo che non è che si confermassero. Però magari arrivassero di nuovo ai playoff invece non ci sono neanche arrivati hanno abdicato proprio nella maniera peggiore possibile Seattle ha fatto un suicidio sportivo e l'abbiamo già detto tutti quanti Houston è andato ai playoff un po' di Riffa, un po' di Raffa hanno fatto una, una regular season meno dominante delle altre, delle altre stagioni però poi l'hanno presa in quel posto subito al primo turno ma tra poco ne parliamo tra io voglio aprire una parentesi velocissima su Anaheim diciamo che tra baseball e hockey non benissimo eh? no. perché anche i Ducks... Non è che facciano proprio faville eh, nell'altra lega americana che peraltro sta partendo in questi giorni. Quindi se vai ad Anaheim, insomma, forse è meglio fare dell'altro, ecco, non giocare a baseball o hockey. Esatto. <ride> esatto. Eh, io passerei alla National League, che è la lega che, che ci interessa un po' di più, partendo dalla National League East. E qua io partirei dal punto bon Torgard. Perché... Eh, non avevo dubbi. Eh certo, perché è la tua divisione questa Perché i New York Mets, dopo insulti E, e, e brutta, una brutta partenza di stagione Questi ragazzi sono arrivati ai playoff Dietro a Philadelphia, dietro ad Atlanta E con Washington e Miami dietro Vai Teo, tutta tua Allora, i voti non li do C'è sempre il solito video che trovate eh, Nei soliti commenti Parlo del biscottone Mi limito a parlare solo di questa roba qua Perché ora, è un termine esagerato In realtà non è un biscottone Però gara 1 uno... Che è stata vinta nel modo che, peraltro, Teo ha raccontato sulla pagina media battuta in modo egregio, cioè qualcosa che probabilmente a un tifoso mezzo, anche più coinvolto di me, gli avrebbe fatto salire la persona a 500. Perché, insomma, una partita del genere dove l'avevi vinta, l'hai buttata nel cesso, subendo 6 punti in un indo dove ne hai fatti altri 4, Poi a un certo punto l'indor si ricorda di essere una superstar e fa il fuoricampo da 2 punti per arrivare all'8-7 finale Dias la chiude. E questa barriata che qualifica i playoff matematicamente, insomma, è per cuori forti. Poi, infatti, i Mets, dopo aver vinto questa gara 1, folle, ha schierato le turbo riserve in gara 2, hanno perso 3-0. Braves e Mets, per qualificarsi entrambi ai playoff, dovevano di fatto vincere le ultime due partite che rimanevano della stagione regolare. E una testa, ovviamente, l'hanno fatto. Biscottone, salutiamo i D-backs che... In realtà sono anche loro succitati un po' sportivamente parlando, perché hanno perso una partita che non dovevano perdere. Però, insomma, vedere questi Mets che hanno carburato seriamente parlando dopo la pausa dell'Oster Game in avanti, come una delle migliori cinque squadre come vittorie e prestazioni dell'intera Lega è tanta roba. C'è stato anche un bellino, diciamo così, primo turno ma ne parliamo dopo. <ride> Va bene, dai, parliamo dopo. Passiamo al buon Orso che ci racconta della National League East. Vai, Orso. Allora, int intanto dobbiamo, dobbiamo ringraziare questa divisione perché ci ridarà il confronto che io e te Andrea abbiamo visto a Londra e Vabbè. poi ne riparleremo Vabbè. dopo però da quando siamo andati a vedere a Londra e i Mets hanno vinto la seconda partita lì c'è stata una run incredibile Ma non è una run incredibile noi. di New York <ride> di talismani <io>. quindi esatto <ride> esattamente poi c'è stato, vabbè, del, ha già detto molto eh, il titolare della division, eh, quindi non, non, non c'è tanto di più da aggiungere. Pot posso dire qualcosa eh, su, sui Braves che comunque hanno lottato fino alla fine, non, non erano a livello degli anni scorsi. Un certo Ronald Acuña Junior si è infortunato praticamente subito e quindi... È stato MVP l'anno scorso, quindi è, diciamo, è stato un bel, bel colpo, un brutto colpo, anzi, per, per Atlanta. I Phillies sono, sono stati quasi perfetti, hanno avuto un leggero calo eh, nella seconda parte di, di stagione, però eh, non, nonostante sono arrivati i primi in una divisione comunque competitiva, perché ha portato altre due squadre ai playoff, poi una è stata eliminata, l'altra no. I Mets rischiano di diventare la prima squadra a vincere gara 1 delle wild card e poi essere eliminati, però poi ci ha pensato Pita Alonso. Non so se ne parleremo dopo. Mentre per i Nationals eh, ho visto delle buone cose, nonostante il record assolutamente negativo, perché secondo me hanno un ottimo farm system. Hanno due ottimi giovani che sono Luis Garcia e quell'altro come si chiama? Eh, C.J. Abrams. C.J. Abrams, grazie. C.J. Abrams. Quindi secondo me eh, non so se, se avranno lo stesso successo nel 2019 nei prossimi anni, però. Hanno una buona base di partenza e, e nulla, questo è. E Miami invece, proprio Ma Miami no, vogliono citarla, dai, lasciamo stare. <ride> Grazie. Esatto. Passare la parola al buon Pumazetta che ci racconta la National League. Vai, Cristian. Ha visto che tutti hanno snobbato i Marlins, dico due parole io sui Marlins e dopo i White Sox, la squadra peggiore di questa, di questa stagione. Um, si erano presi in orbi da parte degli Orioles che aveva fatto veramente molto bene eh, differentemente di quanto aveva fatto con gli Orioles ma non è assolutamente bastato persi quei pezzi che hanno tenuto in piedi questa squadra è completamente collassata su se stessa per il resto cosa dire avete detto tutto voi è stato veramente molto eccitante seguire questa wild card la, la corsa alla wild card da parte delle squadre eh, in competizione e anche il fatto che eh, la regular season è stata poi posticipata pure di un giorno ha veramente tirato questa, questa, um, come dire, questa gara fino, fino veramente agli sgoccioli che poi, appunto, i Mets uh, hanno capitalizzato e vedremo poi anche come si sono comportati durante la Division Series. Avete detto tutto voi, io andrei oltre così. Sì, io dico giusto due parole su Philadelphia, visto che non abbiamo parlato tanto, che io reputo la miglior squadra probabilmente dell'intera lega di tutta, la, di tutta la MLB perché hanno fatto veramente una stagione. Sarà contento Vito che ho visto che ci segue, ciao Vito lo saluto. E sì, comunque a New York abbiamo portato fortuna io e Orso perché da quando siamo andati a vederli basta, sono diventati fenomeni e si sono qualificati ai playoff. Sì, hanno fatto un po' un biscottone con Atlanta. Eh, però poi Atlanta gli è, vincendo Gara 2 gli, gli è capitato un match up brutto con San Diego e li hanno prese però tra poco ne parliamo eh, Washington io gli ho dato mi pare una C perché comunque stanno crescendo hanno un buon far system mentre Miami gli ho dato F perché sono risultati la, pe la peggior squadra della National League quasi la peggior squadra della National League io passerei alla National League Central e. <coughs> È stata l'unica division a portare una sola squadra, una, una sola squadra ai playoff, che sono i Milwaukee Brewers, che stranamente non vincono mai la National League Central. Dietro di loro sono arrivati i Chicago Cubs, poi i St. Louis Cardinals, Cincinnati e Pittsburgh che chiudono la divisione. Io partirei dal buon, buon Pumazetta, vediamo cosa ci racconta su questi Milwaukee Brewers, che sono l'unica squadra a essere andati ai playoff eh, in questa divisione. In questa divisione l'ultima squadra, ma assolutamente meritatamente, hanno completamente dominato la National League Central anche se la competizione alle loro spalle non era poi chissà quanto alta. A metà stagione c'erano i Chicago Cubs, che erano praticamente ultimi, hanno fatto una seconda metà di stagione veramente molto interessante, classificandosi secondi, un qualche passo indietro per la Wild Card, però sicuramente molto promettente rispetto all'anno scorso. Un po' meno bene invece Pittsburgh Pirates e Reds, che a metà stagione erano un attimino classificati meglio, hanno mantenuto un pochettino questa riga anche durante la seconda stagione eh, con un leggero calo. Nulla, nulla di che da dire, in realtà, non, non mi sbilancerei più di quel tanto. Non è una, una divisione che ho seguito più di quel tanto, lascio magari a voi la parola. Vale. Passiamo a Orso: vediamo cosa ci dice su questa fantastica divisione, che ancora una volta è diventata la meno competitiva della lega. <ride> sì, a Milwaukee ha vinto ancora una volta, nonostante poi essere stati eliminati quasi subito. Però eh, hanno un, un ottimo futuro davanti. C hanno un giocatore che è il più giovane, l'unico 2004 della Major League, che è Jackson Ciurio, Che secondo me darà grandi soddisfazioni a Milwaukee, ma secondo me è proprio tutto il baseball, perché è veramente talentuoso è in gara 2 contro i Mets. Matthews lo ricorderà: ha fatto fuori campo nel primo inning e nell'ottavo quello del pareggio. Eh, e poi è uno spettacolo per gli occhi da vedere. Diciamo che Milwaukee ha avuto anche la fortuna di trovarsi in una division non competitiva, però comunque ha portato altre due squadre a un record positivo, che sono i Cubs della, del, del nuovo Craig Council, perché Craig Council, è allenato per, è stato manager per dieci anni di Milwaukee, è passato a Chicago sperando di invertire la rotta, non ci è riuscito. No. Eh, mentre invece i Cardinals hanno fatto un record positivo, però non, non vedo le basi per ripartire. Per, per un nuovo ciclo, perché il ciclo precedente con Molina, con Wainwright, con Pugols mi sembra molto difficile da, da ripetere, non, non, neanche da ripetere, da andarci vicino, perché comunque stiamo parlando di tre fenomeni assoluti, tre leggende che probabilmente entreranno nella Hall of Fame. Per i Reds se, posso dire una cosina su Ellie della De Cruz che come al solito regala spettacolo, però ancora ampi margini di miglioramento in battuta sicuramente e poi dei pirates la, la squadra la squadra peggiore di, di una sola partita rispetto ai reds però a, avranno il, il probabile rookie of the year perché c'è comunque un jackson merrill di san diego che è il lanciatore Paul Skins però ha avuto dei numeri veramente clamorosi da prima scelta secondo me il rookie of the year la, la, vedo, la vedo dura per merrill eh sì e anche io la vedo parecchio dura. Io pass passerei la parola al Thorgaard, vediamo cosa dice su Paul Skins, che so che ha una grande ammirazione per lui. Sì, perché insomma, quando un lanciatore o comunque in generale un prospetto viene draftato come prima scelta assoluta del 2023 e praticamente un anno dopo è già non solo titolare nei Pittsburgh Pirates, che comunque sono una squadra giovane e se lo possono permettere, ma sei titolare allo Star Game. Vuol dire che non sei solo bravo, sei anche un talento generazionale, cioè eh, la MLB tra comunque Churio, eh, Paul Skins, eh, lo stesso Merrill, Wyatt Langford che ha fatto bene ai Rangers, ma è stato proprio una oasi nel deserto. Insomma, c'ha questi 4-5 giocatori e non ne sto citando anche altri che possono dare manforte a quella precedente linea di giovani che c'è stata all'epoca quando arrivavano Bryce Harper, Chris Bryant e tutta una serie di giocatori che comunque ancora adesso eh, se la sta giocando in Major League Baseball dico soltanto questo, in generale sulla National League Central eh, sono tutte squadre giovani si vede che una è nettamente più forte di quelle altre per quella divisione eh, che è Milwaukee, però avere una division meno competitiva ti fa perdere competizioni in generale con le altre squadre in generale e si è visto per la seconda volta consecutiva, peraltro per i poveri Brewers, ma ne parliamo tra poco. Eh, tutte le altre squadre sono comunque a parte i Cubs che hanno fatto bene eh, per quello che comunque giustamente detto anche Matte, eh, quasi ingiudicabili con COD D d'ufficio. I Caps molto bene in Managa, il voto però è un po' basso perché io mi aspettavo un pochino di più. Perché nel tanking, nel processo di rebuilding, meglio, sono messi meglio che Cardinals, Reds e Pirates, secondo me. Potevano fare un po' di più, al netto che la stagione è stata comunque positiva. Assolutamente sì, io vi leggo perché da Chicago, sinceramente, mi aspettavo un po' di più. Perché comunque, oltre ai Managa, che ha fatto una stagione clamorosa, la prima stagione dal da Giappone. Eh, avrà sicuramente anche dei voti per il Rookie of the Year, nonostante sia esperto perché arriva dalla Lega Giapponese, che è comunque è importante, mi aspettavo qualcosa di più dai Cubs, anche perché hanno Bellinger, hanno, hanno Swanson, comunque i giocatori ci sono. Eh, Luis ha fatto un record positivo, ma anch'io non vedo grandi margini di miglioramento, ma a parte che è quasi impossibile replicare il successo dell'era di Molina, Wainwright e Pukols, comunque... Erano tre leggende di questo sport e quindi ci vorrà, ci vorrà tanto tempo per replicare una squadra così. Su Insignato, io ho solo da dire su Ellie della Cruz, che anche quest'anno ha dato spettacolo, ma ha ancora, ancora tanti margini di miglioramento, soprattutto in battuta, perché prende una valanga di K, prende veramente una valanga di K. Mentre su Pittsburgh, eh, oltre ad Onil Cruz, che è stata un, una grandissima scoperta, eh, hanno questo Paul Skins che è stato draftato primo l'anno scorso da LSU tra l'altro sicuramente sarà una superstar di questo sport lo dicevamo nel video io e Matteo l'altro giorno e con lui, lui, eh, Eli De La Cruz, Jackson Merrill e tutta la compagnia di, dei giovani stanno dando manforte alla generazione di fenomeni precedenti in cui Aaron Judge, Juan Soto, Lindor, José Ramirez quindi sicuramente la generazione d'oro del baseball e il futuro è in buone mani, se è nelle mani di, di questo ragazzone di quasi due metri che lancia dei missili. Io già dall'anno prossimo mi aspetto che Pittsburgh vada almeno con un record positivo, perché con, eh, con Skins eh, attivo dal, dal giorno 1 sicuramente sarà, sarà il lanciatore numero 1 sul monte. Spero che Pittsburgh riesca ad avere un record quantomeno positivo l'anno prossimo. Ora passiamo alla mia divisione, finalmente. Con i Dodgers che sono arrivati, i primi: 98-64. Dietro di loro si sono qualificati ai playoff. San Diego Padres, finalmente, dopo un miliardi spesi, Arizona, ultima finalista alle War Series, ci saluta 89-73. San Francisco chiude quart'ultima con 80-82 e Colorado Rockies 61-101, ma si sapeva. Io qua partirei, io visto che sono il titolare se siete d'accordo io partirei con i miei fantastici dodgers infatti ho la canotta, la canotta di, di Jackie Robinson di cui porto onerevolmente il numero 42 sulla schiena e allora io ho dato a, a, a più però è il minimo sindacabile perché è minimo sindacale perché comunque hai tutti quei fenomeni in squadra la division cioè la devi vincere per forza abbiamo vinto l'undicesima National League West negli ultimi 12 anni e Ora arriva il bello, abbiamo avuto il turno di, di Bai e ci scontreremo ai playoff contro, contro una squadra molto tosta, molto tosta che sono i San Diego Padres che anche quest'anno ci hanno dato parecchio fastidio durante la stagione regolare. Poi dietro di noi sono arrivati appunto i San Diego Padres che si sono qualificati, Arizona malissimo, malissimo perché io mi aspettavo che si riconfermassero. Però hanno perso una partita suicida tre giorni dalla fine proprio contro i padres e quindi hanno praticamente pregiudicato tutte le, quasi tutte le chance di qualificarsi ai playoff e dovevano sperare nei Mets che alla fine hanno vinto la prima e non, non hanno vinto la seconda. Perché con la seconda vittoria dei Mets sarebbero passati gli Arizona Diamondbacks, e invece, non sono riusciti a passare. San Francisco e Colorado delusioni della, della divisione, però. Viste le, tre, le altre tre squadre, ci sta che se sono in quelle posizioni io adesso passerei la parola al buon Christian Pumazzetta perché so che simpatizza i Dodgers nella National League, vero Christian? Assolutamente sì, i no. eh. Dodgers eh, non solo eh, hanno vinto la National League West ma hanno anche lo score migliore di tutta la MLB. Eh, cosa gli vuoi dire? Otani è stato veramente un fuori classe con suo 50 e 50 Plus, eh, che ha performato questa stagione. Non gli puoi veramente dire niente, quest'anno non ha neanche lanciato, non oso veramente immaginare come, come si comporterà l'anno prossimo. Sono veramente curioso di vedere adesso questa division series contro i San Diego Padres, perché se c'è una cosa che sappiamo è che i Los Angeles Dodgers faticano un pochettino quanto riguarda per quanto riguarda fare bene durante la post season e i San Diego Padres non sono assolutamente da sottovalutare perché sono molto hot in questo momento a metà stagione avevano uno score di 50-50 abbastanza lì lì <coughs> con gli Arizona Diamondbacks che sembrava che stessero facendo meglio in realtà poi la seconda metà della stagione i Padres hanno veramente pigiato sull'acceleratore: hanno chiuso con 93-69 e hanno lasciato alle loro spalle i Diamond Diamondbacks. Che appunto fa strano non vedere né uno nell'altra squadra eh, che, che erano arrivati alle finali l'anno scorso. Quindi quello è, sarà sicuramente la, la Division Series che attendo di più: San Diego Padres contro Los Angeles, Angel, eh, Los Angeles Dodgers avrà tantissimo da raccontarci. Eh, io... Concedetemi un po' di paura, concedetemi un po' di, un po di paura. Sì. Io passerei la parola al Von Torgard e vediamo cosa ha da dire su questa divisione. Molto poco, in realtà, nel senso sì, che eh, i Dojo si hanno vinto, dovevano essere lì. Mm, faccio un appunto solo su Otani prima di poi andare nella parte centrale del video. Quella dei playoff, io mi ricordo alla prima diretta che abbiamo fatto un anno e mezzo fa che ci chiedeva se effettivamente potevamo dare un'opinione sul giocatore per forza della storia. Per completezza e per tecnica, Otani non dico se la stia giocando, ma effettivamente noi stiamo guardando un qualcosa di mai visto nell'era moderna. Poi è ovvio che ogni giocatore ha la sua epoca e quindi è difficile fare i dovuti paragoni, i dovuti distinguo, ma uno che ti fa una stagione da 50-50 plus come giustamente diceva Cree, col fatto che poi questo nasce lanciatore e invece sta facendo una stagione da MVP unanime, senza se e senza ma. Insomma, ti fa rendere conto di quanto questo appunto possa sedersi al tavolo con quelli bravi per davvero, se non essere addirittura il più grande, ma ovviamente ai posteri la tua sentenza. Per il resto eh, sono contento per San Diego perché è una squadra che comunque mi ha sempre ispirato, erano giovani, forti e vabbè poi nota di colore la divisa della mia squadra che faccio i tornei di slow pitch o fast pitch è molto ispirata ai San Diego Padres, quindi vabbè, eh, dettaglio abbastanza inutile, però insomma hanno speso tanto negli ultimi anni e hanno fatto una grande prestazione. Eh, e non solo con Machado, Tatis, eccetera. Ne parleremo poi ehm, durante la revisione dei playoff del primo turno. Tutte le altre squadre, vabbè, l'abbiamo già detto. Arizona si è suicidata, San Francisco e Colorado devono essere lì, sono stati lì. Ci sta, ci sta assolutamente. Passerei la parola al buon Orso, così chiudiamo eh, la review delle division. Vai Teo. Ah. Avete già detto quasi tutto voi, io posso aggiungere che solo che Otani probabilmente diventerà... No, probabilmente sicuramente diventerà il primo MVP da, <ride> primo MVP da battitore designato, sarebbe il primo nella storia, poi tra l'altro nella National League, ricordiamo che il battitore designato nella National League c'è cioè dal 2021, dal 2022, 22. Quindi, 21 -22, quindi da pochissimo. Eh, quindi sarà Vi come, come, faccio sempre i paragoni con altri sport, è come nel football vedere un, un wide receiver che vince l'MVP, non è mai successo, probabilmente non succederà, però in questo caso Otani è riuscito a entrare nella storia anche da questo punto di vista, cioè vincere per la prima volta l'MVP in una posizione in cui nessuno era riuscito mai a farcela, neanche Big Papi, David Ortiz che era, è considerato diciamo, forse il più grande battitore disegnato di sempre. Eh, Cos'altro aggiungere? Niente. Io alla fine non, non voglio essere troppo cattivo con i d backs perché comunque non hanno fa han fatto. Penso che abbiano un record migliore rispetto all'anno scorso che sono arrivate alle World Series. però si sono ritrovati i Padres che l'anno scorso non erano andati bene, quest'anno invece hanno, hanno un ritrovato Tatis dopo i vari problemi privati che ha avuto. E poi un Jackson Merrill in più, da, non da Rookie of the Year perché ricordiamo c'è Skins, però secondo me arriverà secondo nelle votazioni. E poi eh, concedetemi di spendere una parola per Charlie Blackmon, che dopo 13-14 anni si ritira dal baseball, eh, dai Colorado Rockies. Parliamo solo di lui, perché parlare dei Colorado Rockies sarebbe meglio evitare. Eh, parliamo di, di Blackmon, che poi, tra l'altro, si è ritirato con una valida. È stato il suo ultimo turno di battuta con, con sì. i Rockies. E quindi... Salutiamo Chuck Nesti. Salutiamo sì. Chuck Nesti, grandissimo. Sì. Ah, è un salutone a Chris Bryant che è andato in quella fantastica squadra. <ride> un Ha scelto i soldi, che... era una superstar vi e vi ha giuro... scelto i soldi. Questo qua era forte una volta, eh. vi giuro che era uno sì. buono. Poi ha voluto, voluto andare a Course Field, contento lui, contenti tutti. Ma va bene così. Ragazzi, abbiamo chiuso, abbiamo chiuso la, la review delle division ora passiamo alla parte, quella, quella un po' più succosa, esatto, dei playoff perché abbiamo avuto un, già il primo turno di wild card che hanno visto eh, contrapposte i Detroit Tigers contro gli Houston Astros, i Kansas City Royals contro i Baltimore Orioles, i eh, New York Mets contro i Milwaukee Brewers e gli Atlanta Braves contro San Diego Padres. Io partirei dal buon, buon Pumazeta, hey. purtroppo, che si è visto sweepato dai Casa City Royals dai Christian dici qualcosa su, su queste comunque su queste se volete brincade. io vado via cioè parlate solo no. delle vostre squadre io oh, posso vabbè. anche uscire no no, no. Se no, no volete io... e fare i pronostici anche te dove pensi di andare è una scusa questa tu sei... la mia squadra non, sei non è un... playoff quindi io non faccio <ride> è una scusa per non fare pronostici <ride> per non fare figure tu di tu merda sei... come al solito ogni anno <ride> se... tanto io ho già minchiato tutta l'American League secondo te anche perché Teo, se tu sei l'unico senza, senza ah, come si chiama? appunto sei, non, non sei appunto. coinvolto, quindi puoi dire quello che ti pare. No, ah, cerco, scusa, scusa, per cerco di essere breve e conciso, perché anche questa serie è stata la meno, diciamo, ricca rispetto alle altre. Cosa dire, Baltimore Orioles che arrivano per il secondo, secondo anno consecutivo in questa postseason e subiscono il secondo sweep consecutivo. L'ultimo è stato appunto contro i Texas Rangers nella Division Series, una partita, tre partite consecutive perse quest'anno contro i Kansas City Royals in quel che era la Wild Card Series. La cosa che mi ha fatto più specie è che nel corso della seconda metà della stagione i Baltimore Orioles, il problema principale, era da un punto di vista di reliever arrivavano sempre con un vantaggio di 6-0 fino a metà partita e poi pram crollavano e subivano 7 7 punti e perdevano 7-6 durante questa Wild Card Series non c'era veramente un problema di lanciatori né di reliever, si sono comportati tutti veramente molto bene, Corbin Burns uno dei primi lanciatori degli Orioles che arriva addirittura fino al nono inning durante la prima partita, anche Zach Efflin, nonostante aver concesso un punticino all'inizio della partita, si è comportato veramente molto bene, i reliever hanno giocato bene, il problema è stato veramente da un punto di vista offensivo, il che non è mai stato un problema nel corso della stagione perché i Baltimore Orioles appunto punti ne hanno fatti tanti, ne hanno subito di più eh, però non era mai un problema fare il fare i punti mentre quest quest'anno questa wild card series erano veramente congelati bloccati e completamente eh, messi in difficoltà da questi Kansas City Royals che eh, sia da un punto di vista di lanciatori che da un punto di vista proprio di linea di difesa eh, erano pressoché impeccabili tanto è vero che appunto nel totale di due partite hanno concesso soltanto un punto agli Orioles che era il fuoricampo di Cedric Mullins nella seconda partita per il resto Veramente molto poco spazio e la cosa impressiona appunto perché pensiamo che i Kansas City Royals eh, non si qualificano alla post-season dal 2015 e eh, l'anno scorso erano come detto prima ultimi eh, con 106 sconfitte. Quindi mh, non dico che mi aspettavo una vittoria facile da parte dei Baltimore Orioles ma non mi aspettavo neanche uno sweep così diretto. Sono stati veramente sfortunati. Um, C'è stato un episodio um, iconico che era quello di Kauser che ha una girata di mazza, si fa colpire sulla mano e viene comunque eliminato come strike out per un swing and a miss e non un hit by pitch. Um, era è stata una serie piena di queste piccole cose: caricare le basi ma poi non concludere niente. È stato veramente doloroso seguire questa wild card series e vedere i miei Baltimore Orioles eliminati per la seconda volta così. <ride> è stato un brutto colpo. Poi anche sono partite che sono finite veramente molto vicine perché 1-0 e 2-1, quindi pochissimi punti segnati. Incapaci di, di gestire questo svantaggio minimo, veramente, veramente doloroso. Da, dacci due parole anche sulle altre wild card al volo. Sulle altre wild card al volo. Allora, Atlanta, eh, no, aspetta, qui abbiamo prima Detroit contro Houston, vabbè, è stata forse una delle più inaspettate perché eh, va bene che Detroit hanno fatto una seconda metà della stagione incredibile, però mai mi sarei andato a aspettare che avrebbero svippato addirittura gli Astros. Um, a prima gara non c'è stato, assolut stato assolutamente nulla da dire, cioè niente, niente di... ce la posso fare Christian, coraggio. <ride> Con calma. Con, con calma. Hanno piazzato Tariq Kubal sul monte di lancio ed ha fatto, fare, ha fatto quello che doveva fare, si sono portati a casa la partita per 3-1. Poi la seconda, appunto, c'è stata questa insalata di lanciatori da parte dei Detroit Tigers, che però è una strategia che ha funzionato anche contro gli Houston Astros, che eh, nel momento del bisogno hanno schierato Joe Shader, un ragazzo che hanno pagato 19 milioni quest'anno eh, e che vale complessivamente più di tutto eh, il roster dei, dei Tigers, eppure è bastata una girata di mazza per, per eliminare anche in quella occasione gli Astros e, e far mandare avanti questa squadra del destino, che a questo punto possiamo veramente definire così: Atlanta contro San Diego, o contro i San Diego. Contro il San Diego Padres, un'altra serie veramente molto carina, ehm, molto carina, ma non la più bella di questa wild card series, che ce ne parlerà poi probabilmente Matteo. Eh, contro un, quello che concerne poi i Mets. Eh, I Braves hanno veramente sofferto i partenti, secondo me, hanno sofferto la mancanza di Chris sale che non ne ha potuto giocare né alla prima né alla seconda gara, e, e questo si è fatto abbastanza sentire ecco per, per gli Atlanta Braves, un giocatore che mi ha Veramente tanto sorpreso da parte dei Padres e Kyle Higashioka, il catcher, che non gli ho non è mai, mai dato un centesimo, ha battuto due fuoricampo nel corso delle due partite ed è stato veramente decisivo per, per i San Diego Padres, che è um, una delle due squadre all'interno di questo mischione di, di post-season che non ha mai vinto una World Series e, e è abbastanza indirizzata ecco, per, in questa direzione. Mentre per quanto riguarda la serie più bella in assoluto eh, lascerei la parola magari a Matteo, voglio soltanto dire che la mia partita preferita di tutta la Wild Card Series è stata gara 1 eh, tra i Mets e i Brewers, dove nella prima metà della partita era una botta e risposta, all'inizio vanno in vantaggio i Brewers, poi recuperano i Mets, poi i nuovi Brewers-Mets, finché non arriva quel fatidico inning numero 5, dove ai Brewers manca un out per, eliminare quel, per chiudere quell'inning e quel singolo out non arriva mai. In quell'inning si vedono passare 19 battitori dei Mets e per fare quel singolo out dovranno farsi passare tutta la line up. Inizia con Taylor che avvia questo, questo, questo massacro e si conclude con Taylor che sarà poi effettivamente l'ultimo eliminato. È stata una partita veramente strepitosa. Poi, anche l'ultima gara ehm, di questo match up tra i Mets e i Brewers con il fuoricampo di Alonso. Ma lascio raccontare magari a Matteo questi episodi. Vai, eh, allora vado, siccome raccolgo l'assist <ride> e parto appunto dalla serie che mi ha visto coinvolto: nel senso che, allora, da quando faccio queste dirette con voi, non ho mai praticamente visto i Mets arrivare ai playoff. Ci sono arrivati in realtà quando ne hanno vinte 101 di partita regular season, ma non facciamo ancora le dirette. L'anno scorso, flop assoluto, quest'anno contro i Milwaukee Brewers. Ora, per chi fosse nuovo e magari poi recuperasse la diretta post, eh, sappiate che in queste Wild Card Series il regolamento prevede che la squadra meglio qualificata in regular season abbia il fattore campo. Siccome si gioca al meglio delle tre partite, quindi chi ne vince due passa al turno successivo, i Mets e tutte le altre squadre che eh, sostanzialmente sono passate tranne i San Diego Padres giocavano in trasferta tre partite, quindi andare in un campo come Milwaukee. Che è abituata ad andare ai playoff in una bolgia, insomma, l'ambiente faceva tanto. Peraltro, le azioni più importanti ho linkato eh, il video fatto in realtà ieri eh, in solitaria. Approfondendo però invece questo, eh, diciamo, concetto to cure. Allora, eh, la mia gara preferita è stata la terza per il modo in cui si è risolta. Nel senso che eh, le due squadre erano equilibrate. Io onestamente, eh, anche Doc nel video di due giorni fa, Potrei confermare, ho detto che i Mets, se affrontavano i Brewers, potevano avere delle chance, perché comunque, se ti qualifichi in un modo eh, inusuale quanto volete, o comunque hai una spinta eh, a fare bene, siccome ci sei arrivato in quel modo, puoi effettivamente andare sull'onda lunga di questo entusiasmo e fare bene, certo. Mh, Milwaukee è una bella squadra, i Mets sono una squadra molto solida e infatti si è visto, cioè, mi aspettavo una serie in tre partite perché sono due bellissime squadre, tanto equilibrate. Certo, non mi aspettavo una serie allo 0-0 fino alla parte bassa del settimo di gara 3. Vado direttamente qui perché insomma, quella diciamo, serie consecutiva di fuoricampo di Jake Bowers e di Frelick, avrebbe ammazzato un toro. Apro parentesi, Sal Frelick in realtà è Salvatore Frelick, che ha giocato per noi all'ultimo mondiale e ha fatto bene. Quindi è un altro giocatore nazionale italiano che, Insomma, si è fatto ben distinguere, ma il fatto di Aldegheri che è italiano-italiano, Freddy che invece è italo-americano. 2-0 Milwaukee, a un certo punto poi Pete Alonso, altra grande storia in realtà, la sbatte fuori senza troppa continuità, eh, però appunto, qual è la storia bella? Che, tra virgolette, Alonso poteva essere all'ultimo turno di battuta con i Mets, perché l'anno prossimo va in free agency, eh, e ha sbattuto fuori il fuoricampo del 2-3, il che permette ai mezzi di andare contro Philadelphia Phillies, qualcosa di allucinante, allucinante. Peraltro è un derby quello con i Phillies, quindi tanta rivalità. Eh, sono contento in realtà di aver pronosticato tutta correttamente la National League, incredibile. Cioè di solito al primo turno dei playoff sono ehm, già andato fuori con i prossimi. Sì, Marco, sto ancora godendo per i <ride> mezzi. Eh, però per dire, io avevo detto anche San Diego che poteva vincere contro i Braves. Perché? I Braves erano una da, da tantissimi infortuni. Non avevano Chris Hale. che peraltro, applauso a Matte che ha detto o fa una stagione da Cy Young Award o si rompe, ha vinto al Triple cover in National League. Cioè, allucinante. E però, insomma, ehm, questi San Diego Padres sono veramente tosti. Sono veramente una bella bega, sono forti e hanno appunto quei giovani di cui dicevamo. i Shoka, e qui ha fatto bene Criacitarlo subito, Superstar inaspettata, francamente io non mi aspettavo onestamente che l'ex catcher di riserva degli Yankees potesse ritagliarsi una spazzola da titolare e fare così tanto bene. Peraltro tra la palla e l'altra il chitarrista dei Blink 182 gli ha regalato la sua chitarra del video di All the Small Things, vabbè dettagli abbastanza irrilevanti. Uh, le Division Series saranno molto più interessanti in National League che in American League. Uh, in American League però abbiamo già avuto due upset incredibili. A me dispiace per Cree eh, perché comunque mh, diciamo, gli Orioles insomma, sono una bella squadra e meritavano di più. Questi Royals del destino però li ho detti da marzo e sono anche contento di averli presi. Peccato che appunto abbiano dovuto affrontare gli Orioles onestamente perché è vero che hanno fatto un rimbalzo incredibile dall'ultimo posto fino alla uh, Division Series, però hanno fatto un bel mercato, insomma, avevamo detto. Seth Lugo, si è creata una bella squadra intorno a Bobby Witt, anche durante il mercato di riparazione hanno preso Lucas Herzek che giocava a quello che rimaneva di Oakland, e infatti si è visto che Herzek è un closer clamoroso. Eh, insomma, adesso con gli Yankees secondo me ci sarà meno chance, ma ne parliamo dopo. però eh, l'American League insomma ha segnato un'epoca, e l'epoca è quella della fine della dinastia degli Astros probabilmente, no? lo diceva anche qualche utente prima nei commenti. Eh, perché gli Astros hanno sottoperformato in generale a posteriori, posso rivalutare il voto che gli ho dato nel video di due giorni fa, cioè sia in regular season sia in post season hanno molto faticato. Eh, Detroit, invece, è la vera spera del destino dell'American League. Sono giovani e forti, hanno uno scuba in stato di grazia, hanno dei giovani che, francamente, io non conoscevo perché Parker Meadows, Tra Sweeney, Chi. Cioè, giuro. Eh, però amalgamati insieme, hanno fatto. Veramente tanto bene, e il merito è di chi allenava gli Houston Astros all'epoca, e Detroit adesso, cioè A.J. Inch, che ha creduto fin dall'inizio in questo periodo di Detroit, dopo la squalifica, eh, e li ha portati qui. Quindi è veramente un'American League che, secondo me, avrà pronostici un pochino più chiuso, diciamo, eh, per le Division Series, ma ha regato tante belle storie. Quindi, insomma, eh, è la magia di ottobre del Baseball, in sostanza. Esatto, ci siamo divertiti. Queste wild card io passerei la palla al buon orso che è l'unico non coinvolto. Quindi, Teo, vai, puoi dire quello che vuoi. Ma cosa c'è da dire? Hanno, hanno già detto tantissimo Cri e Matte. Eh, vista da, da fuori, eh, sono state delle wild card abbastanza, sorprende, abbastanza sorprendenti perché comunque. Uh, non hanno invertito i trend dei, dei, dei primi due anni di wildcard al meglio delle tre, perché chi ha vinto gara 1, si è poi portato a casa la serie. I Mets hanno rischiato di invertire il trend, ma poi, alla fine ce l'hanno fatta in gara 3. Una partita bellissima, una, una serie clamorosa. Quella tra Mets e Briggs: sono usciti tut, tutto, tutto quello che poteva uscire è uscito. È uscito Ciurio in gara 2, è uscito Alonso in gara 3. C'è stato quel. È stata quella scaramuccia tra eh, Winker e Willy Adames in gara 1, quando eh, Winker ha battuto quel triplo della vittoria, poi dopo Adames in, in conferenza stampa ha detto «ti aspetto nel parcheggio», l'ha aspettato veramente, ma Winker non si è presentato, poi dopo Winker ha, ha, segnato, il punto, ha segnato il punto della vittoria, della vittoria il punto del 4-2 in gara 3. Eh, tra l'altro, con un'esultanza incredibile dopo essere stato fischiato per, tu per tutte e tre le partite. E poi, dopo, no, eh, i me sono arrivati molto stanchi da quel biscottone con i Mets. E i padri soggettivamente erano. Hanno giocato troppo bene, non, non, non c'è mai praticamente, mai stata storia. In gara 2 sono, sono riusciti un attimo ad avvicinare i Braves con quei due fuoricampo, con Michael Harris, che è stato uno dei pochi che si è salvato in queste due partite. E poi dopo eh, ho seguito molto la serie che secondo me è stata quella più noiosa, cioè fra Kansas City e Baltimore. Noiosa. Poi dipende dai punti di vista, dipende da chi piace. Le partite con molti punti e le partite con i lanciatori che dominano. Corbyn Barnes ha fatto una partita clamorosa in gara 1, una prestazione incredibile. È arrivato al nono inning e nessuno dei suoi battitori è riuscito a fare qualcosa. Nessuno. Eh, e quindi eh, mi, mi dispiace molto per lui perché, secondo me, gli Orioles hanno, potevano sfruttare meglio questa occasione che, che i Royals, i Royals avevano, avevano dato perché poi alla fine. Chi è stato il protagonista? Sempre Bobby Witt Jr. perché ha battuto i due singoli che hanno portato i due punti decisivi, sia in gara 1 che in gara 2. E poi niente per i Tigers. Sì, sì, è stata una bella sorpresa, però io gli Astros quest'anno li vedevo comunque diversi dall'anno scorso. Come ho detto prima, complice il cambio di manager, non c'è stata quella, quella leadership che davano, secondo me, Inge e Baker. Quindi, secondo me, eh, i Tigers hanno vinto, hanno meritato. E poi c'è no, questo Scubar che non, non, credo, non, so, non credo che lancerà domani, ma lancerà sicuramente in gara 2 contro gli Indians, poi ne parleremo dopo per i pronostici. E secondo me i Tigers hanno fatto, non dico il minimo sindacale, però gli Astros non, non, non li hanno impegnati più di tanto. E poi niente, questo, io poi ho fatto il reel ieri a proposito di un reel brevissimo, ho imparato a farlo a Londra e forse ho capito che non, lo devo, <ride> non, non li devo fare e la, devo lasciare a Matthew. Uh, oh. Devo lasciare a me oh, l'onore di fare i reel perché, perché, diciamo, forse proverò a farne qualcun altro. Ma meglio le dirette, meglio le dirette. Ci vengono Sì, sì, credi. Sì. Ah, guarda, vi, vi do giusto due pareri: due miei pareri su, su queste wild card. Io, Detroit, eh, non me l'aspettavo, cioè zero, non me l'aspettavo per niente. Perché gli Astros, comunque, anche se in difficoltà, rimangono comunque. Una grandissima squadra e battere, battere questi Houston Astros dopo anni che non ti qualifica ai playoff è veramente un'impresa della Madonna. Eh, purtroppo per Christian, eh, Kansas City li ha swippati, eh, grandissima grandissima squadra. Kansas City secondo me potrà dare delle beghe anche più avanti nei, nei playoff, magari usciranno, eh, però eh, possono dare comunque fastidio nei playoff. La serie più bella è stata assolutamente quella di, di New York-Milwaukee eh, con un Winker fischiato che ogni volta batteva la valida impazziva, è stata veramente una, una gran bella serie. E, e ora appunto ci, ci ritroviamo di nuovo: Mets Phillies, che è il matchup che abbiamo visto a Londra. E poi l'altra serie è stata tra Atlanta e San Diego, ed è passata, ed è passata San Diego meritatamente, e, sì, perché comunque i Braves sono arrivati veramente cotti alle wild card, sono arrivati anche un po' per Miracolo, per Via traverse, quindi poi senza Strider senza Ronald Acuna Jr. che sono probabilmente i loro migliori giocatori per reparto eh, alla fine hanno, hanno desistito e, e hanno perso 4-0 e 5-4 e quindi sarà San Diego Los Angeles Dodgers quindi ragazzi ora passerei alla, alla parte ancora più succosa qua siamo proprio sempre più al centro andiamo e siamo arrivati alla Division Series, ci propongono quattro serie per me bellissime, quasi, quasi non pronosticabili, però ci proviamo. Troveremo, da questa sera troveremo Detroit contro Cleveland, poi New York Mets contro Philadelphia Phillies, poi Kansas City contro i New York Yankees e eh, appunto San Diego contro i Los Angeles Dodgers. Io partirei dal match-up che abbiamo visto a Londra, io e il buon Orso, quindi partirei dal Torgard che, che si trova davanti dei Philadelphia Phillies in stato di grazia. Vai Teo. È dura, qua devo scindere tra essere tifoso dei Mets e fare più o meno quello che ci prova a parlare di baseball, eh, perché sono due visioni molto diverse. Allora... Vale un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto per Kansas City e Detroit, nel senso che eh, è fondamentale in questi playoff seriamente arrivare con la giusta mentalità e i playoff, abbiamo già visto, sono un'altra cosa rispetto alla regular season, no? Abbiamo visto Detroit, Kansas City battere squadre più forti sulla carta. Però, allora, la piccola chicca è che al primo turno dell'anno scorso delle Wild Card Series... Una squadra ha vinto la, eh, la National League Central, scusatemi, ed è stata eliminata al primo turno, sweepata in quel caso, e giocava in casa. Quella squadra fu Milwaukee, che perse contro i D-backs che arrivarono fino in fondo. Ora, non vogliamo ripetere questa cosa ai dei tifosi, spero di sì. Però, allora, Filadelfia onestamente, al di là... Eh, di quello che dice Vito, che è rispettabilissimo, ehm, i Mets vanno ad affrontare una squadra più forte. Sulla carta il divario tra Philadelphia e Mets è stato eh, evidente, eh, i Phillies sono una grandissima squadra, se i Mets oggettivamente riescono ad allungare la serie, bene, eh, sulla carta è favorita FI, da tifosi io spero i Mets in 5, lo dico senza particolari problemi. A quello che prova a parlare di baseball eh, per passione è eh, in 4, onestamente parlando. Poi sappiamo che per altre notizie da mh, diciamo pochissimo tempo che torna Kodai Senga, che ha saltato tutta la stagione, è stato annunciato dal manager Carlos Mendoza, che peraltro applauso anche a lui, primo anno eh, alla guida dei Mets dopo una vita agli Yankees come coach, pronti via playoff, nel modo che sappiamo va bene, però è effettivamente un gran bell'andare Senga potrebbe essere la variabile impazzita di questa serie, perché è vero che non dovrà andare molto lungo e lancia già in gara 1 se non sbaglio questa Beh. notte, però insomma, se Senga si ricorda di essere un lanciatore di livello come la scorsa stagione e parte di questa quando ha lanciato, è tanta roba quindi ho fatto due pronostici ecco, il tifoso vorrebbe mezzi in 5 partite verosimilmente per favorita a Filadelfia, per questo tipo di serie sempre in 5 partite magari 4 Quattro? Ah, ok, okay sì. ci sta. Ah, perché e... giustamente per chi è nuovo e dovesse mai recuperare questa diretta nelle varie piattaforme, eh, le Division Series sono al meglio delle cinque partite, quindi chi ne vince tre passa al turno successivo. Esatto. Teo, dacci anche qualche pronostico sulle altre tre serie, giusto sì. a volo, così. Sì, proprio così. Eh. Pensavo ne parlassimo una alla volta. Ok, allora concludo la National League con il tabellone decisamente più interessante. Allora, il derby californiano è sempre stato molto interessante. San Diego è una squadra più solida, non parte battuta. Secondo me vince Los Angeles in 5, secondo me. Dall'altra parte invece, per quanto riguarda il derby dell'American League Central, io pull l'upset della squadra del destino dell'American League, per me Detroit passa, magari non in... 5 in 4, perché magari Cleveland è una bella squadra, però questi sono giovani e forti, il Comerica Park sarà una bolgia e secondo me l'upset dei Tigers ci sta. Vedo un po' più agevole eh, Yankees contro Royals. Potrebbe vincere New York in 4 per un semplice motivo, l'attacco è più forte è vero, come dicevano tutti nei commenti, che Kansas City ha una grandissima difesa, corre molto bene sulle basi, sta un po' replicando quel gioco bellissimo della Small Ball che li rese grandi nel 2014-15. Una partita, secondo me, Kansas City comunque la porta a casa. Eh, però vedo questi Yankees che hanno un bel tabellone, diciamo almeno fino alle finali di Lega, poi anche forse qualcosa oltre, però anche lì la mentalità e come ci ci arriverà farà tanto, quindi confermo uh, Yankees in 4, Detroit in 5, Mets in 5 e Los Angeles uh, avanti in uh, 4. Perfetto, perfetto. Io passerei al buon uh, Kumazeta, vediamo che ci dice su queste uh, Division Series. Sì. Sì. Christian in realtà la vedo molto simile a Matteo, e um, anche quello che ha detto comunque è molto determinante come ci arriva la post season e come carburi durante questa, durante questa fase della stagione. E, um, detto questo, partendo appunto anche sempre dal New York Yankees ai Phillies, forse i New York Yankees e eh, i, I New York Mets sono un attimino più caldi in questo momento e potrebbero, se um, cavalcano il momentum, effettivamente imporsi sopra i Phillies rimangono appunto come ha anche detto Matteo veramente delle pronostici molto difficili da fare la serie che io aspetto di più è quella di Rai San Diego Padres e Los Angeles Dodgers ma anche qua dire chi avanzerà e in quante partite mi viene veramente difficile da dire io mi ci vedo comunque ah, probabilmente Los Angeles Angels eh, eh. mamma mia oggi ce la faccio Los Angeles Dodgers <ride> magari perché... eh. ma magari gli Angels ma magari <ride> Magari in un'altra vita. Dall'altra parte Detroit contro Cleveland. Uh, Detroit è decisamente la squadra più calda a questo momento. Da, da quella parte della, del, del bracket. Mi vedo i Detroit Tigers andare oltre i Cleveland Indians eh, Guardians. Mentre per quanto riguarda l'altro matchup tra i um, Royals e gli Yankees, ecco gli Yankees non sono gli Orioles non so quanto basterà eh, Bobby Witt Jr. per sconfiggere i New York Yankees, è vero che appunto i Royals <ride> godono di questa difesa veramente pazzesca però gli Yankees sono gli Yankees ecco il poten un potenziale offensivo c'è cioè, è vero che abbiamo visto anche durante la Wild Card Series dei grandi, delle grandi line up offensive potentissime cadere, eh, però non penso che sia il caso degli Yankees quest'anno gli Yankees che me li vedo Arrivare quasi fino in fondo alla World Series e magari giocarsela alla fine contro i Los Angeles Dodgers sarebbe una World Series molto carina. E fu così che i Kansas City Ravens passarono 3-0. Sì. Sicuro, sì. Va, sicuro. Ma chiudiamo con Orso che ci dice la sua sulle Division Series. Ma cosa, cosa posso aggiungere? Mi è bellissimo come, la, come ha detto Matteo, il derby non tanto divisionale ma quanto la rivalità che c'è fra, fra Ohio e Michigan fra, fra i Guardians e i Tigers Io mai vedo amati eh ma molto... mai eh <ride> mai no, infatti la rivalità fra Ohio State e Michigan è considerata la più grande rivalità della storia dello sport poi gli americani sai loro sono la storia dello sport sono molto e <ride> pensano molto soprattutto loro no eh, cosa dire molto velocemente secondo me i Guardians sono eh, superiori ai Tigers, però lo erano anche gli Astros. però i Guardians hanno questo claze che basta che vada in vantaggio tu, al nono, ottavo, nono inning, non riesci a recuperare, non, non ti concede quasi nulla. Eh, quindi sarà molto difficile per i Tigers, dovranno avere un, un, un vantaggio cospicuo ed evitare di, 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 di andare in svantaggio. Soprattutto è facile da dire, è normale, nessuno deve andare in svantaggio durante, nel corso della partita, però contro i Guardians a maggior ragione eh, rimarendo nell'American League gli Yankees si sì, partono sicuramente favoriti però al meglio delle 5 tre gare da vincere sono pochissime ricordiamo già una regular season da 162 partite anche i White Sox ne hanno vinte 41 quindi perché i Royals non ne possono vincere tre contro gli Yankees però Sicuramente io, però, vedo gli Yankees uh, superiori, quindi io ti dico i Guardians in 4 e gli Yankees in 4. Mentre passando alla National League, che secondo me ha un livello più alto dal punto di vista delle squadre, secondo me i Mets possono dare molto, eh, molta, possono mettere in difficoltà molto i Phillies perché eh, i Mets sono una squadra che non muore mai. L'abbiamo visto contro Atlanta, l'abbiamo visto contro Milwaukee e i Phillies secondo me rischiano però secondo me vincono in 5 Ma quindi avremo una gara a 5 questi, questi pronostici che poi ovviamente verranno ribaltati eh. però, <ride> sicuro, eh, per dire. sicuro. Io, dico, io però i Mets sono in, li vedo molto in forma non, non voglio buffare niente assolutamente perché non ho nulla contro i Mets anzi però eh, secondo me i, sarà una bella sfida mentre invece tra Padres e Dodgers i Dodgers sono usciti l'anno scorso le Division Series Swippati dai D-backs Quest'anno non verranno swippati Però secondo me rischiano di perdere anche quest'anno Perché San Diego in questo momento è assolutamente Ooh. ingiocabile È stata ingiocabile nella... <ride> È stata ingiocabile nella seconda parte di regular season È stata ingiocabile contro i Braves Che va bene, i Braves erano quello che erano Però non hanno concesso praticamente nulla Poi i Dodgers fa... vinceranno 3-0 Però secondo me i Padres gli daranno... Gli daranno molta, molto filo da torcere assolutamente. Sono d'accordo, sono d'accordo. Spero, anch'io, spero nel 3-0 dei Dodgers perché San Diego è una bella playoff. Però poi bella vediamo biga. perché, National League, le, le ultime due World Series le, le, ha, vin, le ha vinte, l'American le League. Quindi, visto che quest'anno il livello in National League si è, sì, è sempre alto e se forse si è alzato anche un po' di più, sarebbe il momento di sfruttarlo poi se gli Yankees vanno le World Series voi sapete che ti farò anche farò l'altra squadra quella della National League ovviamente parlo da tifoso poi se gli Yankees vinceranno le World Series complimenti a loro finalmente potranno dire di vincere una World Series a colori non solo quelle che hanno vinto prima della seconda guerra mondiale vabbè no e anche oggi il bisseme l'abbiamo tirato esatto No, allora, eh, eh, per quanto riguarda queste Division series è tanta roba, sono dei match-up molto interessanti e, e abbastanza complicati da pronosticare. Partendo dall'American League, io vedo, vedo Detroit come forse la, la squadra più calda del momento e secondo me può passare, darà fastidio a Cleveland perché è in un momento di gloria. Quindi magari eh, direi Detroit in 5. Mentre dall'altra parte, eh, Kansas City-New York-Yankees, io vedo gli Yankees come favoriti. Magari una partita, i Royals se la portano anche via, quindi direi 3-1 per, per gli Yankees. Mentre dall'altra parte, in National League, eh, non me ne vuole il però io vedo, vedo la Philadelphia, fa Philadelphia favorita. Vito, fai tutti gli scongiuri del caso. Eh, quindi Filadelfia in 5, mentre per la serie tra San Diego e Los Angeles io dico anche qui che, che passano, passano i Dodgers in 5. Anche se dovessero passare i Padres non sarei del tutto stupito, perché comunque sono una bella rogna i playoff. Comunque io ti direi, eh, vi direi, un bel Philadelphia Phillies, Los Angeles Dodgers eh, in Championship Series e dall'altra parte Detroit Tigers New York Yankees in AL Championship Series e, mo, e poi sarebbe da, da pronosticare eh, la World Series, perché credo che tutti abbiamo detto che, passa, che passano Detroit e New York e dall'altra Philadelphia e Los Angeles voi in un eventuale, eventuale matchup del genere chi vedreste favorito e, e, e perché, ditemi in quanto, quanto finiscono le serie e tutto il resto partiamo dal buon orso, vediamo che lui è esterno può dire quello che vuole senza implicazioni personali. Vai, ti... no, no, tu parli di, 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 una, di un matchup possibile, World Series? Sì, per le World Series, secondo te chi, chi ci arriva meglio, ci, chi ci può arrivare, vedendo anche un po' alla lunga nella, Champions, nella Championship Series, chi arriva? Allora, io vedo molto bene, come ho detto prima, i Guardians. E, secondo me i Guardians possono dare fastidio eventualmente gli Yankees nelle, nelle Championship Series e, e poi magari sarebbe carino che tornassero anche a vincere una World Series. Eventualmente eh, li, aveva, li aveva riportati in alto Terry Francona, che ricordo ha firmato con i Reds ieri Si era ritirato alla fine della stagione, la stagione scorsa e poi dopo. Ha rifirmato con i Reds. Era riuscito, era riuscito a tornare nel 2016, poi c'è stata quella serie clamorosa con i Cubs. Io vedo molto bene i Guardians, ovviamente. Spero che vadano loro rispetto agli Yankees, da tifoso Red Sox. Poi eh, sarò, riconoscerò i meriti degli Yankees se vinceranno le World Series o comunque se ci andranno. Mentre nella National League è difficilissima. Cioè, ci, ci possono andare almeno tre squadre su quattro. Non me ne voglia Matthew. Ma, I Mets sono senza dubbio tra le, tra le quattro la squadra. Peggiore, tra virgolette, la, la... mentre invece sarà, sarà molto difficile. Non riesco a trovare un matchup. Io vedo molto bene i Phillies. So che c'è Vito che si sta, <ride> sta facendo gli scongiuri possibili, però vedo molto bene i Phillies. Secondo me ci potrebbe esserci un rematch fra Phillies e Padres alle Championship Series, come nel 2022. E... Nel 2022, sì. E quindi secondo me io vedo, una, vedo un Cleveland Philadelphia alle World Series con secondo me una, non dico chi vincerà però secondo me si arriva ai profondi nella serie eh vediamo vediamo come va Chiara, quella ne parliamo sei. della diretta pre war Series eh, direi esatto. poi replicheremo prima dell'appuntamento dell più importante io passerei al Thorgaard così ci dice la sua su queste eventuali Championship Series e queste war Series allora al netto che ho dato due pareri distinti, nel senso che appunto io ho detto Mets in 5, poi ha ragionissima Matte quando dice che effettivamente Philadelphia è più forte, ma sono io il primo a dirlo, non mi nascondo dietro un dito. Eh, dovessero passare i Mets e affrontassero qualunque altra squadra passasse di là, i Mets finiscono la corsa eh, perché è ovvio che la competitività dell'altra serie è anche più elevata di Philly Smetz. Eh, onestamente, eh, dovessi continuare col pronostico del pullare gli upset, eh, Detroit però si ferma. Eh, è ovvio che eh, la finale che vorrebbero vedere tutti potrebbe essere eh, Yankees Dodgers e un po' mi dispiace, nel senso che a me piacciono le storie, un po' come ha detto anche Matt Cleveland le World Series che peraltro dovesse mai vincere interromperebbe il digiuno più lungo di una franchigia della storia del baseball attualmente, perché sono proprio loro. Però insomma, è veramente complicato. Oh, magari poi ci arriva davvero Detroit alle eh, World Series, chi lo sa. Però dovesse perdere effettivamente contro Cleveland, Cleveland la vedo anch'io bene. La mia World Series però Secondo me è New York Yankees Philadelphia Phillies con rivincita per il 2009. Bello, 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 bello. Io passerei al eh, Buon Puma. Così ci dice la sua. Sì, no, avevo già espresso prima il mio parere. Secondo me, alla finale vedremo New York Yankees contro i Dodgers, anche se eh, nel mio profondo, per quanto non li simpatizzi più di quel tanto. Eh, trovo sia sempre bello e romantico nello sport che tutti abbiano un'occasione, che tutti vincono prima o poi qualcosa e in questo caso l'unica squadra ancora in gara a non aver mai vinto un titolo alla World Series sono i San Diego Padres. Eh, da questo punto di vista glielo auguro. Eh, realisticamente però io non lo so. Continuo a vedere i Dodgers superiori per quanto i, i Padres siano eh, la squadra più, più calda assieme ai Tigers in questo momento. Eh, veramente. Di difficile prognosticare, però io rimango sul mio New York Yankees contro Los Angeles Dodgers e, e... e vedremo vedremo, vedremo. tutto questo, sappiate che in realtà la l'amortire sarà Kansas City Royals San Diego Padres, cioè, cioè è matematico <ride> assolutamente sì, non ne beccheremo una, non ne beccheremo una questo è obvio, comunque sì, sì. Eh, faccio il mio pronostico che sicuramente verrà smentito già domani sera probabilmente eh, allora, secondo me in American League Solo un disastro sportivo può non far arrivare gli Yankees alle World Series perché sono veramente troppo più forti rispetto a tutte le altre squadre. Poi magari non ci arrivano eh, perché comunque può succedere di tutto ai playoff. Quindi secondo me New York passa alle Championship Series e chiunque si trova davanti lo, lo batte, sia, do, sia Tigers che, che Guardians. Quindi eh, New York assolutamente favorita per le World Series in America League. Di là la questione è un, po più, è un po' più particolare, un po' più tirata, perché a New York appunto eh, i Mets sono forse la squadra un po' più eh, debole delle quattro. Eh, al netto che poi può succedere anche lì di tutto e Philadelphia può avere un blackout, eh, visto che New York è, è in forma e Philadelphia si è un po' seduta negli ultimi tempi. Eh, però... Comunque vedo Philadelphia favorita, mentre dall'altra parte San Diego-Los Angeles è una serie che secondo me ci darà tantissimo spettacolo. Io da tifoso Dodgers spero che arrivino i Dodgers e, e quindi eventualmente ci sarebbe, ci sarebbe un fantastico Dodgers-Phillies in, in finale di lega e, e lì ci sarebbe veramente da preoccuparsi perché è una serie che chiunque riesca ad avanzare. Eh, cioè, sarebbe sicuramente la, una, la squadra, una delle squadre più, più forti che c'è stata quest'anno eh, nell'intera nell MLB. Eh, Anch'io sono più per un New York Yankees Los Angeles Dodgers, penso che sia la, la serie che, che fa vendere più biglietti a tutta la MLB, sarà la serie più seguita di tutte rispetto magari a un Detroit Tigers e San Diego Padres. Però se dovessero arrivare alle World Series eh, o i Padres eh, o Philadelphia Phillies eh, non li darei per battuti già in partenza. Quindi il mio pronostico si, si lega un po' a quello di Christian che è New York Yankees e Los Angeles Dodgers. Ma tanto sapremo che appunto sarà Detroit, San Diego oppure <ride> Kansas City, New York Mets. <ride> Così per, per, vedere, per vedere come finirà. Comunque ragazzi siamo arrivati alla fine anche questa volta e intanto vi ringrazio, vi ri ricordo a tutti quelli che ci seguono che le, le, le Division Series partono questa notte e quindi già da domani, già da domani avremo un po' i primi risultati. E ragazzi siamo arrivati al momento spam quindi io intanto vi ringrazio a tutte e tre, ringrazio a tutte e quattro, mi metto dentro anch'io giusto per. E partiamo con il momento spam, partiamo da. Dal buon orso che gestisce 84.000 pagine, vai Teo? No, beh, molto, molto semplicemente eh, seguitemi qua in media battuta, vedo che stiamo aumentando sempre di più e mi fa solo che piacere. Adesso sto facendo anche varie collaborazioni con altre pagine. Quindi stiamo arrivando, sarebbe carino arrivare a quota 500. Stiamo facendo piccoli passi, siamo quasi a 450. Quindi con molta calma, magari iniziare la prossima stagione sopra quota 500. E molto brevemente, io ho anche, ho anche la pagina SEC Magazine che tratta di football, non solo NFL, ma anche college football. E poi mi ricollego perché faccio dei posti in collaborazione con la pagina di Andrea, che è Blitz Nation esatto. Italia alla fine, all'inizio fine, all di ogni week facciamo dei post in collaborazione tra Top e Flop, eh, poi me ne parlerà meglio lui e basta molto semplicemente eh, que queste sono le mie pagine grazie, <ride> grazie Teo grazie a Teo della, di essere venuto come sempre è sempre un piacere Gra di trovarla. grazie a voi poi passiamo al buon Torgard, tifoso dei mezz, vai Teo, spammati, spamma il tuo canale, spamma tutto quanto. Spammiamo tutto. Allora, eh, il canale principale, vabbè, che ne abbiamo già parlato tante volte, è questo che metto comunque in descrizione per chi dovesse eh, recuperarlo post canale YouTube Matthew Torguard, c'è il link del mio profilo Instagram, ma tanto Andrew taggerai tutti, suppongo, nella diretta, quindi c'è tutto i riferimenti così, dove provo a parlare di eh, baseball, in primavera anche di hockey su ghiaccio, sempre con il Doc e Matte, eh, e altri sport, in particolare corse, automoto non fa differenza, c'è anche qualche corsa che faccio io come eh, pilota amatoriale, al netto che il mio sport principale in realtà è il baseball, io lo pratico anche nella vita vera. Ricollegandomi sempre invece all'hockey su ghiaccio, Uh, C'è la pagina Instagram che non avete ancora detto. Maledetti che è Face of Italia. Peraltro, la stagione sta cominciando e stiamo facendo la divulgazione delle franchigie della NCL. Siamo arrivati a Tampa Bay che è una squadra decisamente molto interessante. Face of underscore Italia. Per quanto riguarda invece il canale, appunto, YouTube, l'avete visto. Mi trovate appunto come Matthew Thorgaard ci sarà mh, sicuramente il contenuto a tema playoff dove anche insieme a Cree facciamo su stili diversi, in realtà, un recap ad ogni fine turno per arrivare fino alla finale. Prima delle finali ci sarà un video che io e Cree stiamo montando da un bel po' di tempo. Uh, è un bel video, secondo me. Poi Vedremo, uscirà sul suo canale. Eh, ovviamente, cercate e trovate Puma Zeta e followatelo perché è bello e lo merita. Eh, per il resto, niente, ci teniamo sempre aggiornati, prevalentemente su YouTube. E a questo punto, mi auguro anche nella diretta pre-World Series qui su Instagram. Assolutamente sì, assolutamente. Grazie a te di essere venuto. Come Grazie sempre. a te. Passiamo la parola al buon Puma Z, Christian. Grazie, Christian, de essere venuto. Grazie a te, innanzitutto grazie a voi per, per avermi reso partecipe. Io sono l'unico stronzo con solo un canale, una pagina soltanto, Puma Z che trovate su YouTube. O potete seguirmi su Instagram comunque, pubblico video inerenti al baseball, quasi ed esclusivamente al baseball. Non tanto baseball giocato come magari Matthew Thorgard però anche tanti racconti. Attualmente sto portando avanti una serie eh, sui migliori giocatori eh, del baseball, i Top 100, e niente venite a buttare un occhio se siete curiosi sono video brevi ma molto belli e molto intensi, eh? meritano veramente tutti, grazie. sono, sono bellissimi. meravigliosi sono bellissimi quindi ragazzi tocca a me, Adesso è il mio momento spam, allora intanto vi ringrazio pubblicamente come sempre di essere venuti alla diretta che ormai è un appuntamento storico che facciamo ogni, ogni checkpoint della stagione quindi grazie a tutte e tre poi, per quelli che stanno ancora seguendo, seguitemi su mb__italia, Italia, siamo arrivati a 1100, 1100 follower, tra poco arriveremo alla, alla percentuale di OPS di Baby Ruth che mi pare sia 1160, qualcosa del genere, ci sarà un post a riguardo quando, quando ci arriveremo, quindi seguitemi. Poi, appunto, come ha detto il buon Torgard, anch'io scrivo su Faceoff Italia insieme a, a Torgard e, e a Orso e a Max che salutiamo. E tra poco si parte con gli occhi su ghiaccio, quindi eh, andateci a seguire anche lì, restate sintonizzati. Stiamo finendo la, la storia di tutte le franchigie nei Cell. Poi, da poco ho creato una nuova pagina sul football americano, si chiama appunto Blitz Nation Italia. Eh, sempre su Instagram, andate a seguirmi, perché spesso faccio dei post in collaborazione con, eh, con la pagina di football di Matteo. Eh, visto che eh, seguo, seguo da vicino anche il football americano, eh, mi diverto a scrivere anche di quello sport. E poi, ragazzi, annuncio in diretta, creeremo un canale Telegram di MLB Italia. Creeremo un canale Telegram di MLB Italia dove ci raduneremo tutti quanti per, per parlare di baseball e andrà creato comunque nei prossimi giorni. E poi eh, il link sicuramente sarà spammato sulle storie su, e con un post su, sulla pagina di MLB Italia. Quindi. Avrete anche voi modo di, di dire la vostra su, su quello che succede nel mondo dell'MLB. Quindi ragazzi, io rinnovo i ringraziamenti a voi tre: grazie Cristian, grazie Teo e grazie Teo. Grazie a te. Gra gra grazie a te, grazie a tutti. Grazie, mille, sì. grazie a tutti, a quelli che ci, che ci hanno seguito durante tutta la diretta. E ci diamo appuntamento per la diretta pre war Series. Ci diamo eh, fine, fine mese sarà a questo punto, quindi esatto. tra poco. Esatto. Sì. Ci rivedremo tra, tra una ventina di giorni in cui parleremo di, di come sono andate i playoff e parleremo di come avremo sbagliato i pronostici. Perché giustamente è ormai è una grande prassi, sbagliare, ormai è prassi sbagliare, sbagliare tutti i pronostici. Quindi ragazzi, vi rinnovo il ringraziamento, saluto tutti quelli che ci hanno seguito e ci rivediamo prestissimo. Ciao ragazzi. Ciao, ciao alla tutti. prossima. Ciao, ciao. ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.